Sonia Parrucchieri a Camporosso festeggia 50 anni. Il negozio fu aperto da Tina Caruso, che riuscì a realizzare il suo sogno all'età di 21 anni. 50 anni fa, nonostante tutti dicevano che arrivava l'anno, chiudevo l'attività. Allora, nel senso più bello, un po' tutti. Ho avuto delle persone a mio fianco fantastiche come personale, quello è stato importante per portare avanti l'attività, cosa che oggi non ce n'è più tanti, che si affezionano alle persone, al locale, alla clientela. Pensi che solo se si chiudeva per ferie qualche giorno, che ho chiuso dopo vari anni, suonavano alla porta per sapere quando si riapriva per aspettare a fare i capelli. Per 41 anni Tina colse ogni giorno tantissimi clienti che desideravano farsi acconciare i capelli. Poi, nel 2014, decise di lasciare il testimone alla nipote Sonia. Se si doveva chiudere una porta mi sarebbe dispiaciuto, anche se a me non interessava più la cosa. Però pensare a una cosa che è stata creata da me con un bambino di 13 mesi quando ho aperto... Il 31 ottobre il negozio organizzerà una giornata di festa per i 50 anni. Grazie a Sonia che ha pensato, io non sapevo niente, non ho partecipato a niente. Mi ha detto, sei stata invitata, che ho pensato di fare una cosa per i 50 tra te e me insieme. Ho fatto qualche invito tra clienti, personale, quello che riusciamo a contattare, clienti, il sindaco, tutti quelli che vogliono partecipare sono i benvenuti. Il 31 ottobre, di martedì, inizieremo alle 8:30 con una piccola merenda e poi andremo avanti con aperitivi, comunque musica e via dicendo.